Cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Sono terminate in Australia, nel Queensland, le riprese di Aquaman. L'annuncio arriva direttamente dai profili Instagram del protagonista, re di Atlantide, Jason Momoa, e di Amber Heard, che nel film ha il ruolo di sua moglie Mera. Nel cast lo ricordiamo anche Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren e Nicole Kidman nei panni della regina madre Atlanna. Il film, diretto da James Wan, uscirà nelle sale degli Stati Uniti il 21 dicembre 2018. Ultimo ciak anche per Il banchiere anarchico, il nuovo film di Giulio Base, da lui diretto e interpretato con la partecipazione di Paolo Fosso. Girato a Cinecittà, è tratto dall'omonimo racconto di Fernando Pessoa e mette in scena un dialogo platonico tra un ricchissimo banchiere, Base, e una sua vecchia conoscenza, Fosso. È la prima volta che il testo, scritto dal poeta portoghese nel 1922 e tradotto in più di 100 lingue in tutto il mondo, viene adattato per il grande schermo. Se alcune riprese finiscono, ce ne sono altre che sono invece nel vivo, come quelle a Villa Gancia ad Ischia. Questo è il set del nuovo film diretto da Gabriele Muccino, che si intitola A casa tutti bene. Il progetto segna il suo ritorno in Italia dopo la lunga pausa americana. Al centro del racconto c'è una famiglia allargata che si riunisce in un'isola per le nozze d'oro dei patriarchi e si ritrova costretta a convivere per 3 lunghi giorni causa mare mosso. Nel cast Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti, Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi e Sabrina Impacciatore. Sempre in tema di ritorni, torna dietro la macchina da presa Paolo Zucca, a 4 anni dall'esordio con L'arbitro, che a partire dal Festival di Venezia riuscì a conquistare il favore di pubblico e critica. Questo nuovo progetto si intitola L'uomo che comprò la luna. Nel cast Angela Molina, Benito Urgu, Jacopo Cullin, Stefano Fresi e Francesco Pannofino. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!